Quali sono i dettagli, ma anche le sfumature che sono emerse in vista poi anche in ottica futura? Allora, devo dire che noi abbiamo esordito con le nostre slide di presentazione dei risultati del tavolo in una maniera un po' provocatoria, perché abbiamo detto che in realtà non c'è un'Italia, ma ci sono 21 Italie, nel senso che questo problema della disomogeneità prestazioni che esiste nelle varie regioni italiane si riflette poi su tutti i problemi delle varie discipline e in particolare dell'oncologia. Per esempio, sono regioni che non hanno ancora emesso i cosiddetti percorsi diagnostico-terapeutici assistenziali, che sono in alcune regioni completamente differenti l'uno dall'altra, e questo crea una grande e secondo me insopportabile diseguaglianza nella assistenza, quindi nella prestazione di cure, di diagnosi e anche di screening tra le varie regioni. Mi pare che questo è un problema principale che deve essere affrontato. Poi abbiamo focalizzato alcune cose in particolare per quanto riguarda, per esempio, tutti i problemi burocratici. C'è per esempio il problema di un paziente oncologico che viene dimesso dall'ospedale, quindi dovrebbe automaticamente avere un'esenzione, invece c'è questo famoso 048 che necessita di una convalida da parte della ASL, per cui il paziente molte volte è impossibilitato a ottenere quello che gli spetta immediatamente. E poi ci sono tutti i problemi della non solo della disomogeneità, ma delle diseguaglianze di come vengono applicate le varie normative del Ministero della Sanità. Cioè, noi sentiremmo l'esigenza da parte di una ministera di fissare almeno dei requisiti minimi che però tutte le regioni dovrebbero rispettare. Ecco, appunto, dai problemi alle possibili soluzioni, perché poi l'obiettivo è proprio questo, cercare di migliorare una situazione di diseguaglianza, come lei ha appena detto, e rendere il sistema sanitario uguale per tutti. Quali sono i prossimi step che pensate di fare e che sono anche in programma? Sì, intanto ribadire appunto tutta queste problematiche. Per esempio abbiamo anche proposto al termine della nostra presentazione dei possibili progetti in cui ci potrebbe aiutare Federanziani, tra cui per esempio il fatto che è un tema che ci interessa particolarmente, che è quello della medicina personalizzata. Cioè, oggi i pazienti assumono non solo farmaci oncologici, ma anche una grande quantità di farmaci per altre patologie coesistenti. Ci sono delle interazioni farmacologiche che nessuno conosce e che molte volte sono veramente terribili. Quindi la possibilità di fare uno screening di questi pazienti per sapere che cosa assumono, per sapere quali sono le interazioni tra questi farmaci, per esempio, non so, le faccio un esempio, il gastroprotettore oppure il farmaco cardiologico che loro prendono potrebbe essere sostituito con un altro e essere meno tossico nella interazione con gli altri farmaci. E questo quindi prevede non solo un sostegno da parte di Federanziani per un primo studio pilota, ma anche una grande opera di formazione e informazione un po' anche ai medici di medicina generale. Quale consiglio si sente di dare agli over 65 per mantenere comunque un corretto stile di vita e allungare appunto la propria vita in maniera anche ottimale? Dal punto di vista oncologico ci sono alcune linee guida che tutti i pazienti dovrebbero seguire, cioè uno stile di vita corretto, evitare il fumo, il movimento, eccetera. L'altra cosa importante è anche da un punto di vista psicologico sapere che oggi ci sono una serie di innovazioni sia farmaceutiche che tecnologiche che possono veramente aiutare e che soprattutto si devono fidare del fatto che uno cerca di consigliare quello che in quel momento è la cosa migliore per lui. Per esempio, non andare assolutamente alla ricerca di un trattamento quando invece si potrebbe benissimo, nella persona anziana, aspettare e fare una vigilanza attiva.